Un attimo. Sei entrato nel reparto proibito? Ma come? Ripensandoci, forse è meglio che mi risparmi i dettagli. Forse è meglio. Il libro si trovava al di sotto del reparto proibito, come si vede nella mappa. Voglio sapere tutto, ma prima diamo un'occhiata. Ah, santi nomi. Sembra che manchino alcune pagine. Qualcuno ha messo le mani sul libro prima di noi. Dovrò accontentarmi di studiare quel che resta. Forse possiamo ancora ricavarci qualcosa di utile, ma servirà tempo. Mi chiedo che ci facesse qui, sotto Hogwarts. Penso di saperlo io. Ho visto altri due ricordi là dove ho trovato il libro. Un altro pensatoio. Per Godric. L'uomo che abbiamo visto poc'anzi, Percival Rackham, insegnava qui. Nel primo ricordo c'erano lui e altri tre professori che usavano la magia antica per salvare un borgo dalla siccità. Miriam aveva ragione. E nel secondo ricordo? Parlavano con una studentessa che aveva iniziato dal quinto anno, come me. Poteva vedere anche lei le tracce della magia. Perché proprio quei ricordi? Magari ce lo spiegherà il libro. Ora dovrò portarlo con me a Londra. Il preside insiste affinché vada a parlare della morte di George direttamente con il ministero. Cosa dirà loro della morte del signor Osric? Non so quanto possa spingermi a dire. George aveva già provato a convincere il ministero su Ranrok, ma invano. L'istinto mi dice di continuare per la strada che abbiamo preso senza rivelare i dettagli finché non ne sapremo di più. Capisco. Mentre lei non c'è, cercherò di ottenere maggiori informazioni sulle pagine mancanti. Bene. Non trascurare gli studi. Migliori a vista d'occhio con la bacchetta. Ma anche erbologia e pozioni sono importanti. La magia è molto più del solo lancio di incantesimi. Avrò molto di cui occuparmi mentre lei non c'è. Hai fatto un lavoro eccellente. Al mio ritorno mi farai vedere tutto quello che hai imparato. Oh, e non trascurare gli amici. Ti sorprenderà scoprire quanto puoi imparare anche da loro. Mostra la tua abilità nel duello e vediamo se la scuola avrà un nuovo campione. Vediamoci al solito posto per un ultimo round di bacchette incrociate. Il manichino da addestramento è ancora disponibile se ti serve. Ho bisogno di parlarti. Incontriamoci a Lower Oxfield appena puoi. Ho notizie su Rookwood e Harlow, ma credo sia meglio discuterne lontano dal castello. Professor Fig
Flitwick e la professoressa Weasley mi hanno chiesto di insegnarti un ulteriore incantesimo difensivo. Per favore, completa gli incarichi che ti ho assegnato, dopodiché raggiungimi nella mia aula. Ho combinato proprio un disastro. Ah!
Sembra un posticino grazioso. Mai avrei creduto che i seguaci di Ranrok si sarebbero spinti a tanto. Ah, è un vero piacere vederti. Ciao, Natty. Come stai? Sto bene, grazie. Ho visto cosa è successo con Rookwood e Harlow ai tre manici di scopa. Ero davvero molto preoccupata per te. In questo momento sto bene. Se posso chiedere, sai perché cercavano proprio te? Non ho mai incontrato Rookwood o Harlow. Forse mi confondono con qualcun altro. È un po' strano che entrambi cerchino uno studente di Hogwarts con tanta foga. Ma qualsiasi fosse la ragione, eri chiaramente in pericolo. Ma per ora ci basta sapere che Rookwood e Harlow sono una minaccia per entrambi. Per tutti, in effetti. Ecco perché volevo parlarti. Al momento tutti parlano di quando hai difeso Hogsmeade dall'attacco dei troll. E non dimenticherò mai Sirona che affronta Rookwood e Harlow ai tre manici di scopa. Mi avete ispirata a prendere posizione, proprio come voi. Cioè? In che senso? È per via di uomini come Rookwood e Harlow che mia madre e io abbiamo lasciato il Matabele Land. Non rimarrò qui immobile a lasciarli distruggere la mia nuova casa. Rookwood e Harlow sono pericolosi già di per sé, ma devi sapere che Rookwood è anche in combutta con Ranrok. Avevo sentito dire che sono stati visti insieme a Hogsmeade. Una ragione in più per fermarli al più presto. Gira voce che Theophilus Harlow gestisca le operazioni quotidiane di Rookwood. Eliminando lui, disgregheremmo l'intera organizzazione di Rookwood. Possibile, ma non dovrebbe essere l'agente Singer a occuparsi di uno come Harlow. Le ho parlato, è stata gentile, ma forse, comprensibilmente, non vuole discutere di un caso così con una studentessa. Ho sentito alcuni uomini di Rookwood parlare di un'enorme operazione di saccheggio programmata da Harlow. Pensavo che potremmo investigare un po' anche noi, magari ottenere le prove di cui ha bisogno l'agente Singer. Va bene. Ma come? Mi limiterò a guardare e ascoltare. Scoprire esattamente quale sia il piano di Harlow. Ti ricontatto appena ne so di più. Nel frattempo ricorda, se ti servo, sono qui. Grazie, Natty. Stai in guardia. Una risorsa molto utile la tua... Ma insomma, come osi minacciarmi? Ma che